Ciao a tutti, sono Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Torno oggi a parlarvi di un'altra serie manga che ho iniziato nell'ultimo periodo, avevo annunciato che sarebbe stato un periodo dedicato ai nuovi inizi per quanto riguarda serie manga, una serie che in realtà è uscita in anteprima a Luca Comics, molto breve perché conterà solamente 3 volumi di cui è già uscito il secondo e come avrete letto dal titolo qua sotto già avrete capito che parliamo di Kōsin di Ryō Ikemi. Già mi è capitato di accennarvene qualcosina sul mio profilo di Instagram che trovate linkato qua sotto, mi raccomando vi invito a seguirmi anche lì perché lì sono praticamente attiva giornalmente fra post e stories in cui vi proprio anche parlo in diretta o proprio immediatamente di quello che ho finito di leggere. Quindi vi invito a seguirmi anche su Instagram perché lì il tutto è molto più immediato e arriva forse a volte anche prima che qua su YouTube. Comunque, tornando al volume, è un'opera pubblicata qua in Italia da Flashbook al prezzo di 5,90 € il volume, come ho detto è già uscito il secondo, sarà una serie composta da soli 3 volumi e in Giappone usciva nel 2005 per conto di Shōdansha. È un'opera un po' vecchiotta, uno josei a carattere sentimentale, slice of life. È un'opera che ho conosciuto dopo averne sentito i pareri dalle mie due guru di manga che ultimamente vogliono molto male il mio portafoglio. Come sempre parlo di Chibi's The Way e Afrodite Urania. Trovate come sempre qua sotto il link al loro canale e il video in cui hanno parlato di questo volume. È stata un'opera che mi ha lasciata un po', ecco, con l'amaro in bocca. Devo dirvi la verità, non mi ha convinto al 100%, però voglio comunque portarla a termine per vedere come andrà a evolversi la situazione e a risolversi il tutto. Perché comunque, nonostante non mi abbia, diciamo, entusiasmata tantissimo, però sono rimasta molto colpita da come vengono trattate alcune tematiche, in particolare dalla protagonista. La storia è dal punto di vista della ragazza che vediamo in copertina, che è Tsubomi, che è una diciottenne che ha praticamente appena finito di frequentare il liceo e si ritroverà letteralmente ora ad entrare all'interno di quella che è la società degli adulti, quindi dovrà trovarsi un lavoro, infatti inizierà a lavorare all'interno di un videonoleggio. È una ragazza che da sempre non ha dato particolarmente peso a quelle che sono le apparenze, lei si andava bene così nonostante sia sempre stata un pochino più complessata per quanto riguarda il suo peso, infatti a differenza di tutte le sue compagne, degli stereotipi di quelle che sono le classiche ragazze giapponesi, magre, belle, capelli lucenti, lisci, eccetera, eccetera, lei è un pochino più in carne, non ha sempre badato alle apparenze, anzi è sempre rimasta molto sul naturale e questo l'ha sempre portata comunque a essere un pochino più, ecco, distante verso quello che è il genere maschile, per cui ha sempre avuto, ecco, diciamo, un po' paura o verso cui ha sempre eretto un qualche muro. Per questo motivo, infatti, ha frequentato un liceo tutto quanto femminile. La scuola era comunque ben voluta da tutti, aveva delle amiche e ora si ritroverà letteralmente ad iniziare quella che è una nuova vita. Al lavoro incontrerà un ragazzo con cui stringerà amicizia e in particolare invece incontrerà un uomo che la affascinerà moltissimo, tanto da portarla a vivere quella che sarà e che sono le sue prime, diciamo, esperienze per quanto riguarda emotive rivolte verso quella che è l'amore, quindi si ritroverà a vivere quella che possiamo letteralmente definire la sua prima vera ed effettiva cotta. Sicuramente una storia che abbiamo già visto e conosciuto all'interno di tante altre storie di questo genere, l'entrata all'interno di quella che è l'età adulta, la società, soprattutto adulta in particolare del lavoro, e cercare di riuscire a costruirsi una nuova vita post-scolastica, che è un po', ecco, il compito di tutti quei ragazzi che hanno una volta finito di frequentare il liceo e che non decidono di andare all'università. Come ben sappiamo, la società giapponese è molto tassativa su questo punto di vista. E in particolare, poi proprio invece vedremo la nostra protagonista alle prese con quelle che sono sostanzialmente prime esperienze, che sono arrivate ovviamente un pochino più in ritardo rispetto all'età che ha, però che in qualche modo la porteranno a vivere emozioni che non aveva provato prima e cercando anche di spezzare un po' quel muro che aveva creato attorno a sé, soprattutto verso il genere maschile durante appunto gli anni scolastici, ma anche prima. È interessante la protagonista, è sicuramente uno dei punti più positivi di questo manga ed è quello che mi ha colpito di più, proprio per il fatto che si presenta diversa da tante altre protagoniste che abbiamo conosciuto all'interno di storie manga di questo genere, o addirittura all'interno di normalissimi shoujo scolastici, perché comunque normalmente le protagoniste sono sempre ragazze belle, ragazze comunque che ci tengono alla cura, al trucco, all'apparire, cosa che comunque risalta molto anche all'interno della società in cui tutti viviamo. È una cosa assolutamente
assolutamente normale stare attenti al modo in cui si appare davanti agli altri, cosa che comunque alla nostra protagonista non sembra interessare più di tanto, fino al momento in cui effettivamente si renderà conto che in qualche modo deve attirare l'attenzione di chi comunque lei sta puntando, che è questo uomo che ha conosciuto al videonoleggio e che l'ha molto affascinata e incuriosita. Questa questione dell'apparenza è molto importante all'interno del volume perché comunque ti fa vedere quanto la società, quanto anche chi ci circonda in qualche modo riesca a influenzarci e a portarci anche a compiere azioni che magari prima di allora non avremmo mai voluto fare. E la nostra protagonista ne è proprio un esempio, anche il vederla in qualche modo voler per forza cambiare e non vedersi più all'interno della sua pelle è sicuramente uno dei punti focali che daranno il via poi a quello che leggeremo nei prossimi e ultimi due volumi. Come ho detto, non mi ha convinto più di tanto, però voglio sicuramente sapere come continuerà, come penserà di sviluppare queste tematiche e portare avanti questa storia l'autrice, un'autrice di cui comunque avevo già sentito parlare bene per un'altra opera che però al momento adesso mi sfugge il nome, però ne ho sempre comunque sentito parlare in maniera positiva. È un'opera che so essere stata abbastanza attesa qua in Italia, quindi vedremo un po' come andrà con gli ultimi due volumi. Ho cercato una storia sicuramente un pochino più adulta rispetto ai soliti shoujo a cui siamo abituati a leggere, in cui la protagonista è proprio anche diversa dai soliti stereotipi, sicuramente mi sento di consigliarvelo comunque vi consiglio di dargli comunque un'opportunità. È carino, vedremo un po' come si svilupperà poi negli ultimi due volumi, però ecco, sono curiosa. Vi farò sapere una volta che li avrò letti. Nel caso comunque voi stiate seguendo la serie, fatemi sapere qua sotto come la state trovando, ovviamente. Ok ragazzi, il video è terminato. Come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi così da non perdervi i prossimi video. Qua sotto trovate tutti i miei link utili ai vari social e anche il mio link da affiliata ad Amazon. In generale, noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!